La terapia si è dimostrata utile in alcuni setting di pazienti, cioè alcuni gruppi particolari di pazienti. Noi abbiamo trovato dei buoni risultati, soprattutto nella popolazione più anziana, che probabilmente ha beneficiato di più perché sono anche quelli un pochino più a rischio e con un sistema immunitario più fragile e meno pronto alla risposta. Abbiamo visto che raddoppia, diciamo, in questi pazienti la possibilità di rivivere. Raddoppia quasi, sì, abbiamo visto che, diciamo, che i soggetti sopravvissuti tra la popolazione trattata rispetto alla popolazione generale non trattata della stessa fascia di età sicuramente hanno avuto dei buoni risultati. Questa è l'altra cosa che abbiamo imparato, l'avevamo anche già letto in letteratura, ma noi lo confermiamo con i nostri dati, che più precocemente si interveniva, più avevamo possibilità di una buona risposta. Resta comunque quel, diciamo, limite della precocità che i pazienti arrivavano in ospedale comunque dopo alcuni giorni di malattia. Quindi una precocità relativa, ma comunque valida. Senta, quale futuro vede adesso per la plasma, per il plasma iperimmune? Impiego. Allora, dal mio punto di vista, la parentesi è chiusa, nel senso che è nata come terapia di emergenza e resta una terapia di emergenza quando non c'è assolutamente niente a cui diciamo, fare capo. La sua fase l'ha avuta, adesso ci sono i farmaci monoclonali che stanno dando buone risposte e vengono utilizzati, sono disponibili, per tutti, quindi noi pensiamo che nel tempo si esaurisce. Oggi qualche sporadica richiesta viene ancora da quei pazienti che per qualche motivo non possono fare altre terapie.